I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Sì, domanda lecita e alla cui domanda uno può rispondere così, meglio come vuole, insomma, certo. Io sciscio quanto mi pare. No. Anche se abbiamo scoperto che una delle parole più invise alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Chiamate Roma è quello sni, perché sci sembra un po' sni, anche sni. Insomma, così anche come si consapevi, ricordate? Era molto. Sì, beh, andava anni '80. Sì. C'era una canzone. Dance, sbaglio. Buongiorno, Patrizio Mattei. Buongiorno. DJ producer di successo. Credo di Albertino, addirittura. Di Albertino. Super. Ok, adesso la recuperiamo, così vi facciamo fare un giro di danza per cominciare. Quindi Albertino alla voce e Gigi Dag alle percussioni, giusto, alle congas, giusto. In produzione. Come si consa, poi tra l'altro in francese non esiste, è una cosa nostra. Non esiste, tutta nostra. Come si consa. Credo che sia come quei termini che ci raccontava Frank Matano, broccolino, no? Ah. Cioè ci raccontava che lui, essendo appunto di origini americane, ha i nonni che parlano tipo questo mese devo fare l'assurance. Vogliamo dirla tutta, un po' broccolino anche la traduzione di Italo Disco dei The Colors, ma per loro stessa missione. No, ma è voluta. Però secondo me spaccava all'estero pure tutta in italiano. Ma meglio, sorry se non insisto. È bello, sorry se non insisto. Invece insistiamo per avere i vostri audio al 342-0000-700 che lancino la sigla. Veronica, abbiamo detto canzoni italiane con parole modificate, no, già morta quella roba sì, lì. Sì, ma come al solito fanno come gli pare. Però non ci fanno sempre, pensano sì che sia un'autogestione, come a scuola. Nostra, però, ragazzi, siamo troppo permissivi. Però se vi chiediamo una roba, facetela. La fanno male. Sì, come al solito. Dai, però qualcuno con la carica, che oggi è martedì, sì. grinta. Sigla! Martedì 22 settembre 2023, questa è Radio DJ. Ero i Gypsy King, che buongiorno! Motocicletta, riesci a capire? Tipo tutta a posto. C'è il trio Medusa, quindi io non sto. Canzoni travisate, sembro chi piotta. Tre culattoni, una cotta rossa. Ora senti come suona. Comincia la mattina tutti in culo alla balena. Come dice Lina, porca puttana. Va tutto bene. Va gonfie vele. Il trio Medusa. Ascolta, bentornati da parte di Giorgio, Gabriele e Furio. Ma era un genio, ragazzi, era un genio, bravissimo. E sì, lo sappiamo, abbiamo lasciato con una promessa, cioè parlare tra poco di persone che hanno reazioni strane per quello che riguardano alimenti o cose di questo genere. Cibi, ricordiamo, molto spesso cibi. La telefonata straordinaria di ieri dell'amico che aveva gli zigomi freddi se mangiava il parmigiano. Non mi confondere il grana col parmigiano. Perché tu dici che se mangiava il grana no. La differenza solo tra parmigiano e reggiano, certo, lascia perdere. Che perché parmigiano-reggiano è un'appropriazione indebita, dicono. È nettissimo, tra l'altro. Tutti la sanno. L'occhio mi è caduto sul prossimo disco, che è di Dolly Parton. Ma veramente una programmazione interessante. E allora mi sono ricordato che c'è il parco a tema di Dolly Parton. Vero. Che si chiama Dollywood. E secondo TripAdvisor è il parco divertimenti numero uno in America. Cioè, e quindi per numero uno in America? Come TripAdvisor voti come qualità. E quindi mi domandavo, ma che c'è nel parco di Dolly Parton? Sei riuscito a vedere qualche immagine? Tutto country. Tutta roba country. Vabbè, c'è la A Must Do Experience in the Smokies, ma non so. Scivoli. Ma ci sta la possibilità di fare negozi di artigianato. Ma tipo Priority Pass c'è la possibilità di saltafila. Ma il parco di artigianati numero uno. Cioè, io capisco Disneyland, capisco gli studios, ma il parco di Dolly Parton. Beh, c'è anche il Dolly's Wood Splash Country, che è un parco acquatico. Sempre di Dolly. Non avevo capito, sono più di uno, ragazzi.
come tutti quelli Disney, voi Disney, capito? Noi avevamo Zerolandia, che poi manco era un parco acquatico. No, esatto, il parco di Albano. Fermi lì, fermi lì. Mettiamo Dolly Parton, poi speciale parchi a tema bizzarri. Vediamo. Frattempo, questo è Dolly Parton, il titolo, Patrizio, è esattamente 9 to 5. Perfetto. Bravo. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Dolly Parton, dicevamo, su Radio DJ, 342 00 00 700. C'è un'amica, un amico stella, facciamo questa piccola verifica. Vediamo. Che magari c'è, magari stato. Magari c'è stato, ce lo facciamo raccontare. Perché non abbiamo capito perché. Ah no, no, Dollywood Parks, ragazzi, al plurale, e resorts. Quindi più di uno. Cioè, sono più parchi e più resort. A tema Dolly Parton. In Italia potremmo avere degli artisti. Albano. Io pensavo ai Cugini di Campagna. Bravo. Pure facile. È in campagna. Esatto. C'è la catena di alberghi dedicata a Baglioni, no, Claudio? Quindi non c'è per niente. Baglioni basta. Pensa che tu vai lì. Andate via, vai via, vai via. Piccolo speciale parchi di divertimento bizzarri. Veronica, cosa hai trovato? Ho trovato il mio preferito. Qual è? Che è Dig Dees a Las Vegas. È il primo parco che ha le sembianze di un cantiere edile. Potrete manovrare una gru destreggiandovi su un percorso ad ostacoli. E fuori gli umarelli che guardano. Però c'è fuori tutto per mettersi lì, mani dietro la schiena a guardare. Certo, perché si fa all'aperto e praticamente guidi la gru e superi l'esame come l'esame della moto, hai i birilli e tu puoi provare a usare la gru a tirare sulla terra. La gru vera? Sì, certo. Beh, sarà però in sicurezza, una gru vera in sicurezza. Beh, però bello. Ci vai con tutti i tuoi amici là. Certo, i bambini si divertono. Pensa che bello. Io mi avvio al celibato. Scavatori, non spiegatemi, anzi spiegatemi perché. No, ma la cosa divertente è che ti fanno costruire chiaramente pagando zero e tu guarda, è divertente, ti adesso un palazzo. Domani poi ci spostiamo più in là. Adesso devi pitturare, bello, bello, bello. Poi? Poi abbiamo Crocosaurus Cove Darwin, tu puoi incontrare in modo molto ravvicinato un coccodrillo di 5 metri, hai 4 centimetri di plastica, tu sei quello in non c'è scritto non scendete dall'auto, se no ce lo ritrovi lì. Certo. È un attimo. Poi abbiamo Tierra Santa a Buenos Aires. Tierra è Santa? Sì, è un parco a tema Bibbia. La differenza con Holy Land, che è un altro parco dove ci sono tantissimi personaggi Della Bibbia. Della Bibbia. Ma un parco divertimenti. Sì, esatto. In questo caso il Tierra Santa ha un ci sono dei giochi con laser, quindi comunque un ma po' che più moderno. Il laser gun. E c'è la risurrezione di Cristo ogni 30 minuti. Allora c'è Vecchio e Nuovo Testamento, hai capito? C'è l'aggiornamento. Sì, l'altro solo Vecchio Testamento. Qua mi vecchio viene molto nuovo da ridere perché c'è anche DJ Mosè, no? Nel senso che nel nostro linguaggio DJ Mosè è quello che apre la pista, che sbaglia i dischi. Lì in quel caso separa e basta. Che altro? No, poi abbiamo, diciamo, un po' più classici, c'è il Puerto Triunfo, c'è una tenuta che si chiama Hacienda Nápoles e apparteneva a Pablo Escobar. La vecchia residenza che è stata requisita e adesso ci hanno fatto un parco. Quindi ci sono popotamos. Pensa che divertente che deve essere il negozietto che vende i souvenir, i ricordini, animali esotici, raglie maledetta, cinghiate, certo, ok, va bene. Poi a Chatham c'è il Dickens World, che è interamente basato sulle creazioni di Charles Dickens. Questo ha senso, questo poi ha senso. Poi c'è quello a tema Hello Kitty. Ah beh, Kitty Land, sì. Kitty Land, sì. Il Puraland. Puraland, sì. Puraland a Tokyo. Ok, sì, vabbè, ci sta. Finiti? Ma sì, no, ce ne sono altri, però insomma sono poi a c'è tema, l'acqua Felix a Cina. Sì, ma è aperto o no? Sì, sì, è aperto. Vi ricordo che lì di fianco Michael Jackson avrebbe dovuto aprire un parco a tema. Vi ricordate tutta la leggenda? L'acqua Felix è il parco più grande d'Europa. Ma scusa, che cazzo stai dicendo? Ma che stai dicendo? Compreso il parcheggio. È il porto di Civitavecchia. È anche il porto. La vetratura. Però divertente, è molto divertente. Mettiamo Fra Quintale e Coez, poi sentiamo i vostri parchi divertimenti.
Oh, bella fra, bella fra, bella fra. Bella. Bella fra Quintale, bella Coez. Visto che sono in due alle 7:48, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131 con il trio Medusa. E tante segnalazioni al 342-00-00700 e anche proposte. AP propone il Pezzali Park. Figo. Guarda che c'è di materiale. Forse, secondo me, è l'artista italiano che può permettere un campo largo. Con giostre a tema canzoni. Non solo, ma anche a tema, che so, Uomo Ragno. Se tira dentro anche l'ottimo Repetto, che ha già esperienza di parchi. Avete sentito che bella l'intervista di Jackie Amidaglia, che racconta che lui accendeva il parco, accendeva Euro Disney. Che meraviglia, che ragazzi. Stupendo, sì. Beh, l'ho invidiato un po'. Essere quello che è tradotto. O ti devi ricordare tutto, eh? Tutto. E poi ci sono altri parchi di divertimento nella zona con la quale ci stiamo per collegare, vale a dire Rimini e Riccione. Sentite qui. Yes, es la tu, trio. Io mi ricordo quando ero piccolo nel Riminese, mo ora sì. Dove preciso non mi ricordo dove, uh-huh. C'era un parco giochi o qualcosa di simile, una parte uh-huh. Che si chiamava Fabilandia. Però Fiabilanda. Io, siccome mi chiamo Fabio, ma ci piaceva andare perché pensavo che era Fabiolandia. Ma no! È bello essere piccoli, è bello. Fabio è bloccato sulla casellina. Povero Fabio, allora lo diciamo a tutti, Leonardo all'ascolto, Leolandia volendo è può essere vostro, ecco, cioè. La Stella ci dice che Fiabilandia c'è ancora, ma la domanda è: c'è ancora l'Italia in miniature? Enrico, buongiorno. Buongiorno, eccomi, c'è ancora l'Italia in miniature, c'è ancora Fiabilandia, che è un mito, veramente. Penso che sia stato uno dei primi, io ero piccolino, ci andavo sempre, quindi è veramente è tuttora in attività. Sì. Io ricordo l'Italia in miniatura, sì. Ero bambino io, quindi suppongo che sia degli anni 70, Enrico, base tristezza, base lacrima per due motivi. Ieri ti abbiamo visto ammainare la bandiera, sì. Quindi ufficialmente chiuso lo stabilimento, giusto? Chiuso al pubblico, diciamo. Io devo finire qui molti lavori, però insomma pubblico è chiuso ufficialmente, con tristezza ovviamente, tutti gli anni c'è il rito della bandiera che viene tolta. C'è un'altra bandiera che viene ammainata, quella della tua imbattibilità, perché ieri tu ci avevi detto siete stati bravi sia tu che gli ascoltatori a indovinare la temperatura. Ma purtroppo per pochi minuti, alle 7:30 c'è stata una pioggia debole e si vede che molti di Palermo hanno partecipato al gioco perché conoscono benissimo cosa gli ascoltatori hanno indovinato quindi Fantameteo 1-0 attenzione, comincia a tremare. Queste leggere modifiche che avete fatto al regolamento, che era stato depositato il regolamento da un notaio, quindi temperature basta. Qua hai sbagliato dai che questa settimana lo facciamo perdere Enrico e gli tocca cantare una canzone sabato. Allora tutti sul profilo Instagram Trio Medusa, diteci come sarà il tempo domani alle 7:30 a Lodi. Vai Enrico. Allora, a Lodi domani secondo me sarà bello, sereno, diciamo sereno. Sì, temperatura sì, sicuramente cielo sereno. E come temperature, il range di temperature a quest'ora possiamo definirlo, dunque vediamo, tra i 16 e i 20, tra i 16 e i 20. Non puoi googolare Enrico. Guardavo lo schema che avete fatto, quindi è abbastanza caldo. Enrico, resto d'Italia. Allora, resto d'Italia, c'è l'alta pressione che avanza, però ancora al sud c'è una bassa pressione che continua ad agire, quindi sole al nord dappertutto e per tutto il giorno, eccezione la bassa Romagna al mattino, poche nubi, mm-hmm. Al centro ancora un po' di nubi sulle regioni adriatiche, ma senza pioggia, sole pieno su quelle tirreniche, e al sud invece qui avremo ancora temporali, come ieri in particolare sulla Puglia, la Basilicata, zone intere campane, Calabria e nel pomeriggio Sicilia, e le temperature aumentano soprattutto al nord. Venti sono settentrionali più forti al sud, poi domani l'anticiclone continua ad avanzare, per cui riuscirà ad inglobare anche il sud. Okay. Quindi diciamo l'ultimo giorno di problemini, diciamo così, di temporali al sud. Ecco. Grazie. Quindi avanza l'anticiclone. Grazie mille Enrico, ci sentiamo domani, un abbraccio, grazie. Ciao. Radio DJ, la trovi anche in podcast. Sono grandi classici anche della cucina, che so, tipo la carbonara che qualcuno riesce a rivisitare. Faccio un esempio, lo chef Antonello Colonna fa il negativo di carbonara, è un piatto straordinario. Cioè, il negativo di carbonara? Che la carbonara è tutto nero. È dentro un tortello. Dentro c'è la carbonara. Per dire che se tu hai degli elementi classici, che so, tipo il riff di Walk On By, no? Poi puoi utilizzarlo e puoi ottenere anche un risultato straordinario.
non in questo caso. No, fermo che piace tanto invece, piace tanto. Però ci sono esperimenti, esperimenti che riescono, altrimenti. Dai, quelle cose scomposte, così come è venuto male, però che dobbiamo fare? Doja Cat. Però immagina il parco a tema Doja Cat. Doja Cat Land. Abbiamo il programma anche in radio. Giusto. Animal Cat Land. Salutiamo gli amici che fanno Animal House. No, in realtà, esistono tanti cat caffè in Giappone. Non solo parchi a tema, però sono praticamente dei caffè nei quali tu entri e è pieno di gatti. L'abbiamo qua dietro, il Cat Bistro a Roma è stato uno dei primi ad avere i gatti grandi protagonisti, pure troppo. In questo caso, secondo me, quelli giapponesi, sono stato solo ad uno, sono sedati perché sono troppo buoni, si fanno carezzare. I gatti, sai, non è che sono proprio, cioè, diciamo, io... Prego, cosa hai detto? E qual era che cosa che diceva questo gatto? Coglione. Quando dice che... È però più caglione. C'era un altro che lo dice meglio. Il cane era più facile. Ma il cane è il vero amico dell'uomo. Il cane si fa capire. Doja Cat, c'è un cane che ti deve dire una cosa. Senti. Parchi divertimenti al 342 00 00 700. Ma dimmi tu, questa è un programma che si costruisce così, in maniera estemporanea. Abbiamo messo un pezzo di Dolly Parton e ci è venuto in mente che c'erano, io sapevo, un parco invece Dolly. No, una catena di resorts, parchi di divertimenti dedicati a Dolly Parton, che è una grande star in America, del country, eccetera. Però puoi immaginare un parco a tema su un cantante. Scusa Stella, ma non c'è il parco dedicato al boss? Perché per dire, un parco dedicato al boss è Bossland. Noi siamo persone. Però beh, immagina la montagna russa, che so, Glory Days. Qualche parco divertimenti, giusto Veronica? Sì, abbiamo anche un commento su Fiabiland. Fiabilandia. Vai, sentiamo. Fiabilandia c'è ancora, ci porto i miei figli piccoli ogni anno perché abbiamo la casa a Rimini. Il problema è che è rimasto uguale, identico. Bello. Non è mai stato né aggiornato né ristrutturato. Ci sono i pupazzi che si reggono l'anima coi denti, cioè un po'. Per i bambini va bene, però un adulto le nota ste cose. Un po' come qui a Luna Park, vi ricordate il tunnel con la barchetta? Come era, prima reggevano l'anima coi denti pupazzi con al posto della pistola. Lo dico per motivi legali, Fiabilandia è bellissimo. Giorgio fa riferimento al tunnel dell'amore di un tempo dove al posto delle pistole avevano i phone. È un parco, ma tanto tempo fa ci sono i bambini, un parco pacifista, ragazzi. Ancora vai. In Texas c'è il Dr. Pepper's Museum, il museo della root beer, dove ci sono varie attrazioni. Ci si può divertire vedendo come si fa la root beer. Schifezza. Ciao ragazzi. No, la root beer proprio perché è rutti. È questo. Ancora uno? In Italia ce l'hanno segnalato praticamente tutti. Tutti. Facciamo sentire una volta. Una volta per tutti. Sentiamo. Ciao trio, ricordo sul Montello, in provincia di Treviso, l'Osteria ai Pioppi. È un parco sotto i Pioppi con giostre costruite tutte a mano. E tutte di ferro, di acciaio, di ferro, dove qualsiasi giostra viene mossa dalla forza fisica delle persone che ci vanno sopra. È bellissimo, è sempre pieno, è molto molto bello e soprattutto è completamente gratuito. Bellissimo. Suggerimento. Non crediamo sia gratuito Dollywood, vero Andrea di Vipiteno? Buongiorno Andrea. Ciao trio, Iesesladud. A parte che guarda, neanche a farlo apposta, vendi case prefabbricate in legno, quindi è tutto natura, che bello. E tu sei stato a Dollywood in Tennessee, quale dei parchi? Allora, quello principale, quello proprio grande, quello con tutte le montagne russe e queste cose qua, praticamente è Dollywood, a parte che ho scoperto da voi che era dedicato alla cantante, per me era una presa per il culo di Hollywood.
Tu pensavi di Bollywood, ci sarà quello di gigantografia di Dolly Parton? Sì, non ci avevo fatto caso, dire la verità, ero più triste per i soldi spesi per l'ingresso. In una città che si chiama Pigeon, che è tra il confine tra il Tennessee e il North Carolina, vicino alle Smoky Mountain, praticamente Pigeon è un'enorme città tutta divertimenti. È per quello che pensavo fosse una presa per il culo di Hollywood, perché tu arrivi, c'è presente un Monte Rushmore con la faccia di Johnny Depp e la Aniston. Bello, bellissimo. Poi ti trovi un gorilla sopra il tetto di un c'è King Kong sopra il tetto di un hotel, c'è un Titanic enorme che è un museo, tu cammini, vai con la macchina e trovi un Titanic in mezzo alla strada. No, e quindi praticamente ma perché non ci sono stato? Perché è incredibile che lo scopriamo da te. Ma io sono stato anche da quelle parti, anche lungamente, porca vacca, sono stato a Chattanooga perché mi aveva convinto Dan Peterson. Era lì vicino. Scusami, ma Dollywood, la domanda che ci facevamo, negozietto tipo nei souvenir, che cosa vendono? Praticamente è tutta roba western, chiaramente anche il mangiare dentro è tipico del Sud America, diciamo non del Sud America tipo Brasile, del Centro America, quindi trovi la roba Amish e queste cose qua. Dentro trovi le cose tipicamente americane, tutte le ragazze sono vestite western, la musica anche spesso country, ma in verità è un parco per bambini medio-grandi perché sono quasi tutte attrazioni adrenaline, quindi montagne russe, cose così. Sì, ma poi le montagne russe, quelle in legno, quelle enormi. Bellissimo, è veramente bellissimo. Mio figlio si è divertito tantissimo perché la clientela era il premio dopo 15 giorni on the road per i parchi. Siamo stati in questo parco divertimenti, però veramente molto costoso, quello sì, perché praticamente il saltafila costa il doppio dell'ingresso. Quindi si deve fare le code sono molto lunghe. Però vale la pena, diciamo, è un parco bellissimo. Mi sembri patito, mi permetto di suggerire pubblicamente una visita al parco Tivoli di Copenaghen, il più antico al mondo, dove le montagne russe, o meglio quelle diciamo storiche, sono ancora manovrate a mano, cioè fisicamente sulle montagne russe. Ora c'è un pilota, c'è un tipo che le aziona, le aziona con una specie di leva. È incredibile. E quindi, fare quel lavoro significa che costantemente fai le montagne russe. E lui sta in piedi senza sicurezza, una cosa impressionante. Lavoro per mio figlio. Esatto. Guarda, io in realtà ho detto, quando vi lamentate del vostro lavoro, pensate che c'è gente che fa questo 10 ore al giorno. Grazie Andrea, un abbraccio. Ciao. Blur, Country House alle 818 su Radio DJ. Buongiorno Previ. Buongiorno ragazzi. Come stai? Ti sei goduto questi quasi 50 minuti di diretta? Così? Ma io volevo andare in Lituania col parco tema del vecchio comunismo. Come si chiama? Con le tessere che vai lì, fai la fila. Discuti. Devi toglierti tutti i vestiti che hai, ti metti tutti i vestiti col coso, uguali. Che bei tempi, signora mia. Non ci ha detto il nome però, te lo ricordi? Non mi ricordo più. Se non erro a Budapest c'è un, non è un parco divertimenti, ma un giardino in cui ci sono delle reliquie dell'ex Unione Sovietica, cioè tipo statue, cose di questo genere. È a 10 minuti da Budapest, però non mi ricordo il nome. Hanno stipato tutti i memorabilia. Tutti i memorabilia da quelle parti. E, Previ, cambiamo completamente argomento perché diciamo che abbiamo due hashtag, se potete, cioè due macro temi. Uno ha tenuto banco quest'estate. Lo scontrini gay. Cioè soprattutto la cosa, ma si paga anche il taglio del tramezzino, si paga anche il taglio della torta, il cappuccino senza schiuma, scopriamo che richiede un lavoro così forte, insomma, ulteriore riscaldamento del biberon a Ostia, ho visto, per esempio, vuoi un piattino in più, lo paghi 2 euro, è successo a Portofino. Sì, allora, diciamo la verità, in alcuni casi diciamo i gestori dei locali hanno specificato che se tu ti siedi in 22 e prendi una Coca-Cola con una conuccia, Però adesso finiamo nel campo dei preventivi, cioè di lavori non fatti, il campo dell'iperurale. Ma scusi, quanto costa quella cosa lì? Mi devi pagare, se lo vuoi sapere oppure te lo dico e poi te lo faccio pagare dopo. Il preventivo è successo ad una ragazza a Milano, in un parrucchiere in zona Moscova, quindi diciamo zona abbastanza centrale, per dare informazioni sul taglio c'è stata una consulenza che il parrucchiere dice essere durata mezz'ora, quindi è stata consigliata alla ragazza. Potremmo fare. Le ha fatto pagare il taglio, ma le ha fatto pagare pure la consulenza. Beh, 25 euro mezz'ora, ammazza, un euro al minuto. Cioè, ha fatto il taglio e poi quella mezz'ora
persa, però sai, lui avrebbe tagliato in quella mezz'ora. Esatto, cioè, esatto, anche guardata, chiediamo alla quota rosa di Chiamate Roma, Stella a monitor e Veronica in voce. Vi è mai capitato che il parrucchiere vi chiedesse degli extra bizzarri? No. È capitato che magari ti proponessero: ah, ti faccio questo shampoo che certo, ti aiuta. E qualcuno ha aggiunto il prezzo importante dello shampoo, nonostante fosse in realtà incluso nel lavaggio. Ah, beh, certo, quello c'è, certo. Qualcuno il prezzo lo importante, ha fatto. Cioè, lo servono, sì, questo sì, questa è una degustazione, è un pancone del 1926, ma fanno così, senti che odore. Ovviamente se lo chiede, se nel mio caso lo avessi chiesto, allora ci stava il pagamento, però se me lo offre io sono con la testa sotto l'acqua e tu mi dici ti uso questo shampoo, non è che mi posso portare usa quello che ti pare. Poi adesso scagli il primo sms, il primo messaggio al 342 000 700, chi non è d'accordo con noi, che poi lo fa andare bene la temperatura, perché è fretta, cade fretta. Va bene così? Sì, va, sì, va bene. No, allora il giorno che scopriranno il miscelatore sarà sempre troppo tardi, perché o ti ustionano o ti gelano. Non c'è così una temperatura di mezzo. Va bene così. Basta che ci sbrighiamo. E quindi il secondo hashtag sarebbe parrucchieri, barbieri, capelli. Lasciamo campo libero. Campo libero, cioè, quello che volete. Campo libero, soprattutto tipo a quella cosa, guardi, proprio un centimetro. Per partire la mano. Full metal jacket. D'altronde il tempo si paga, abbiamo scoperto. Lui con la macchinetta fa prima. Quindi un centimetro, un millimetro. Lì siamo, dai. Sì. E poi ci sono invece i cesellatori, quelli che ci mettono un quarto d'ora. Quelli che prima tagliano, a me piace quelli che tagliano l'aria prima, che fanno nel corso di fanno quella sforbiciatina, quella piccolina, ma alla fine uno sai che fa, ma i capelli li porti lunghi e chi se ne frega, ragazzi. Ma sì. Quanto eravamo belli quando c'era questo disco di Niccolò Fabi ed eravamo tutti e tre capelloni, facevamo veramente schifo. Ma facevamo cacare, mai visto gente a cui stanno peggio i capelli lunghi, a Niccolò Fabi invece stanno benissimo. 823, questa è Radio DJ. Beh, su questa mi spingo a dire che 100 parole non le faccio, però 65-70 sì. La seconda parte, ricordiamo un po' meno bene, fino a che parla di Medusa, noi eravamo tanto fieri. Ma parla di capelli come una Medusa. E tra l'altro salutiamo il mitico Paolo Romani, che ci regalava i dischi quando eravamo direttori di una piccola emittente. Uno dei primi dischi che ci regalò non era un disco della sua casa discografica dell'epoca, ma ci disse: prendete questo disco, che questo cantante farà grandi cose, ed era Dica di Niccolò Fabi, per dire sì, quando sì, uno sì, ce lo so. Paolo, se sei all'ascolto ti vogliamo bene. 342 000 700, tanti messaggi dedicati a che cosa? Sempre a parrucchieri, fondamentalmente il mondo è quello, e a spese extra, per esempio, sentite qui. A me il parrucchiere un giorno mi ha chiesto se volevo piastrare i capelli alla fine di tutto il taglio e tutto quanto, e allora ho detto sì, va bene, piastra. Alla fine dello scontrino 5 euro d'affitto piastra. No, affitto piastra. Te la porti a casa. E la riporti, perché la piastra non costa tantissimo, cioè, però, poi almeno che prendi la supermarket. Consuma molto, però voglio dire, 5 euro. Immagino che sia parte del tuo business. Fa parte dell'acconciatura. Sì. Vabbè. Si paga anche la piastra, vabbè. Allora mi ci metti il toast, che cazzo. E poi buongiorno trio. Prima esperienza lavorativa, azienda in cui attualmente ancora lavoro, il mio ex responsabile tecnico chiedeva 50 euro solo per rispondere al telefono se un cliente lo contattava per chiedere una informazione. La chiamata. Chiedeva 50 euro al diritto cliente di chiamata. Come faceva però? Rispondeva, diceva sappia che da adesso scattano i 50 euro. O erano quei numeri a pagamento, allo scatto alla risposta ti becchi 50 euro. Cioè. Sai che è una bella idea però questa Non so se è più legale. Potresti farlo a parti invertite con i call center. Esatto. Mi chiami? Io le rispondo, però mi sappia che mi deve dare almeno 2 euro per il caffè. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Le
3800 38, queste chiamate Roma 3131 in diretta da Roma. Ci sembra di capire che una delle poche cose gratuite rimane la radio DJ, ragazzi, sì. Perché in tanti al 342 00 00 700 ci stanno segnalando strani motivi per chiedere del denaro, sì, in cambio, cioè, anche di preventivi. È stata l'estate dello scontrino pazzo, no? È stato uno degli argomenti che ha tenuto banco. Iniziamo l'autunno con un nuovo scontrino che fa discutere. Sì, 25 minuti di consulenza dal parrucchiere, si pagano oppure no? In effetti, se tu occupi la postazione, insomma, cioè è chiaro che occupi una persona che magari poteva fare altro, ci sta. Poi ci sono dei casi un pochino. No, Veronica. Dice di no. Veronica scuote la testa. Perché no? Perché no? No, perché a parte che deve essere sempre specificato. Certo, quindi certo. Dirlo dopo. Una consulenza, secondo me, 25 minuti, a meno che lei non ha avuto un'indecisione che ha creato effettivamente un problema al parrucchiere. Beh, sono tanti, io credo faccia parte del lavoro. Del tuo lavoro, no? Può capitare anche a noi, no? Magari di avere. Ma soprattutto è incredibile che lui abbia avuto la concentrazione di ascoltare una 25 minuti sui capelli. Certo. Perché lui contava quanti minuti stavano passando. Noi maschietti andremo subito, e giuro che è successo davvero. C'è la chat, quella dei maschietti di Chiamate Roma, che è stata catalizzata un pomeriggio da. Ma secondo voi, a proposito dei capelli, il giocatore pelato più forte in assoluto di calcio chi è stato? Io dico Attilio Lombardo. Allora aspetta, e l'hai messa così, e succedi fuori i vari Zidane, eccetera. No. Dopodiché tu hai detto no, bisogna mettere. Non rasati, pelati. Cioè quelli che avevano, diciamo, le palle di girare come li aveva Lino Banfi. Bravo, per capire. La chierica, quelli che gli diciamo, stai a perdere i capelli. Esatto. Attilio Lombardo. Ma della Pegna era rasato. No, era rasato. Non c'aveva la chiesa. Io adesso dovrei chiedere dei soldi per il tempo che mi state facendo perdere. Hai ragione. Sentite qui, vai. Allo Sozzoni, il mio giardiniere nella fattura mi mette noleggio taglia erbe, noleggio taglia siepi, noleggio cesoie. E allora? Ma come cacchio vuoi fare un giardiniere? Amaro. Noleggio cesoie. Ma dai, scherzando. Federica di Venezia, buongiorno. Buongiorno. Allora, promesso, domani mattina apriamo dando voce a un parrucchiere, perché sennò in realtà sembra semplicemente che raccontiamo storie, come dire, non edificanti da parte dei parrucchieri. Però mi aspetto anche, perché l'hai buttata là, i maschietti all'ascolto, che fino adesso magari possono sentirsi, anche la vostra lista del giocatore più forte pelato. I primi tre, i vostri, maschietti. Fanna. Pierino Fanna. Vergogna per i maschi di Chiamate Roma. Scusa Federica, torniamo a te. Allora, la parrucchiera di tua mamma chiede, ovviamente anche a me capita quando vado dal barbiere, vuoi un caffè Gabriele? Sì, certo. E che è successo però? Alla fine è andata a pagare sullo scontrino in fondo sarà 1,50 euro caffè. Ma della no. specifichiamo. Della scialda, no, quello della caffè, te lo offro un caffè. Tua mamma ha pagato, non si può approfittare così del cliente. Per forza. Ma il taglio com'era invece, Federica? Beh, non si va più, quindi. Quello l'avevamo intuito. Un caffè così, questo è proprio inaccettabile. Anche i parrucchieri saranno d'accordo con noi, vero? E soprattutto, parrucchieri, secondo voi, Pierino Fanna stravince la classifica del CDB? O ne avete qualcun altro? Grazie Federica, un bacio, grazie a voi, ciao. Taylor Swift, sarebbe da scrivere su un trattato di sociologia quello che è successo. Abbiamo toccato vari argomenti, poi abbiamo citato questo fatto, così ogni tanto nella chat parte una ridda di commenti stupidi di noi maschietti, tipo no, non cose di cattivo gusto, perché se non siamo quel tipo di persone, tutt'altro. Anzi, nonostante Danilo, continuate a mettere dei contributi, bannato prima o poi dalla nostra chat. Ma la domanda che a un certo punto mi ha preso la mattina è: ma secondo voi chi era il giocatore
giocatore pelato più forte. Più forte. Beh, l'abbiamo buttata lì, ragazzi. Ci avete intasato l'aggregatore. Veronica, sei contenta? Stella, sì, sei contenta? Ma ne conosce mezzo, ora, eh? Che bello, che bello. Però sono d'accordo su alcuni nomi. Li vogliamo dire? Vogliamo sentire l'auto della Polonia. Ne abbiamo uno perché chiedono chiaramente delle specifiche. Sentiamo. Ma Trio, valgono solo i giocatori di movimento o anche i portieri? Perché sennò Parello o Ballotta? Ballotta, certo. Allora, a fine carriera Ballotta aveva giocato abbastanza bene. Sì, ragazzi. Credo che Ballotta ad oggi abbia la presenza come giocatore più anziano in Champions League. Per lui parlava anche della Chierica. Non certo, assolutamente. Vale anche quella. Quella vale di più perché hai molto coraggio ad andare con la Chierica e non togliere. Abbiamo parlato di parrucchieri, ci fate parlare un cazzo di un minuto di calcio? Porca miseria! Subito a lamentarvi. Previ, a te la ma secondo te Previ chi era il più forte di tutti? Lato della Polonia, effettivamente la Polonia. Lato, la Polonia anni 70. Palacio, però, 80. 74. Palacio, 74. Palacio aveva il codino, capito? Ma però, era pelato. Però è lì il look. No. Però forse look. I più forti sono stati Bobby Charlton, ci segnalano. E Di Stefano. E Antonio Conte. Conte aveva riportato. Alla fine, attenzione. Ragazzi, penso che non abbia mai fatto un intervento più inutile e scarico. Caccia ascolti di questo. Scommetti Giorgio Gervinho secondo me. Sì, continuiamo. Perché Gervinho era pavido. Si nascondeva la sua chierica sotto una fascia. Ora dico una cosa, scommettete che se lanciamo la palla di DJ Chiama Italia, Linus e Nicola su sta roba ci fanno mezz'ora. No, perché Linus e Nicola ci tengono gli ascoltatori. Non vogliono che comunque, mettano altre radio. È vero che Charlton era fortissimo. Ma no. Aveva i capelli a chierica, ma erano anche un po' lunghi. Anche un po' lunghi. A chierica è grandissimo. È colpa mia. Parliamo di qualcosa che diverta gli ascoltatori. Ieri in un bar di Imperia, di cui non faccio il nome, ma poi il nome lo fa, mi hanno chiesto 60 centesimi per portare il vassoio al tavolo. Però il vassoio l'ho portato. E allora è sfruttamento. No, è noleggio vassoio. Lui ha noleggiato un vassoio che tu hai usato. Però poi me li ridai, perché sei una cauzione. Allora, meccanici e carrozzieri ha suscitato un po' di trambusto. Sì. Insomma, io lavoro con i carrozzieri e so di carrozzerie che fanno il preventivo del preventivo. Giusto, però almeno lo sai. Almeno lo sai. Il mio meccanico mi mette nel conto la rigenerazione dell'aria condizionata ad ogni tagliando da 20 anni. Non ho l'aria condizionata. Questo è un problema. Questo sì. Lori dice: ho pagato lavatesta relax. Perché è tipo massaggio, Così. Consigli styling e anche il gel extra rispetto al taglio, gel, un po' troppo. Come la cera, Ho vissuto a Casablanca per un po' e mi tagliavo i capelli dal mitico Rashad. A parte lavare i capelli ai clienti al contrario, cioè la faccia in giù, con l'acqua sulla faccia. La cosa bella è che finito il taglio ti dava la spazzola e ti diceva pettinati un po'. Fai tu così come ti piace. Così, esatto, così non ti puoi lamentare che te li ho fatti male, che vuoi. Bello. Gian Piero ha detto Jean, la domanda riecheggiava spesso: Jean, ma che cazzo hai combinato? Che sbaglio hai mai fatto? E che ho combinato? Io ho fatto il mio lavoro, il problema è la faccia. È la faccia. E poi Giorgio. Avete presente i parrucchieri che vi prendono l'ovale da dietro? Allora, siediti qua che ti rinnovo, mi fa Giovanni, mio parrucchiere. Fino allora parrucchiere di fiducia. Hai bisogno di un taglio fresco, adatto al tuo ovale. Alla fine sembravo Rod Stewart periodo Tonight I'm Yours. Ma il problema è che ero vestito come Enzo Braschi quando faceva il paninaro. Aveva il mallet. Il mallet è vestito da scetano. Io so che mi chiami. C'è un messaggio che conclude questa puntata piuttosto bizzarra di Chiamate Roma 3131. Comunque siete tremendi, ragazzi, 20 minuti che state a parlare dei capelli dei pelati che non ce l'hanno nemmeno i capelli. Porca miseria, andiamo, ciao. Ciao. E adesso diamo la linea a Fabio Volo che alzerà fortunatamente il livello di Radio DJ. Grazie Stella, grazie Veronica, grazie Previ, grazie Patrizio, grazie da parte di Giorgio Gabriele. E Furio. Linea a Milano per l'appunto, noi ci sentiamo domani alle 7:30. Ciao!
i programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.